MSI mi ha dato la possibilità di provare un computer della serie Modern AM241 che integra un processore molto potente e vari tagli di memoria interna, quali RAM e SSD. C'è da dire che come punto di forza tutte le configurazioni integrano il classico setup mouse e tastiera più una discreta webcam Full HD che durante questi tempi è comunque molto utile. La mia configurazione monta un i7 di undicesima generazione con 4 core ed 8 thread e addirittura 96 unità grafiche per quanto concerne la scheda video. Che questo processore, malgrado non sia spinto al suo massimo, riesce comunque a reggere un discreto rendering video in 1080p e un gaming leggero. Il computer monta 16 GB di DDR4 che possono essere espansi fino a 64 e nel mio caso la memoria interna è di 512 GB che in altre configurazioni può variare da 256 a 1 TB. Per quanto concerne il monitor, un pannello da 24 pollici Full HD che non brilla certo per la sua luminosità, bensì per il fatto che integra un pannello opaco che in tutte le condizioni di luce all'interno è perfetto. È presente una porta HDMI in uscita che permette a questo computer di essere sfruttato come monitor accanto magari ad una workstation molto più performante o in casa collegandola ad una console. Per quanto concerne il resto delle porte, il computer presenta 4 porte USB 3.2 di seconda generazione e porte USB 2.0 sparse in modo intelligente, mi verrebbe da dire. Ovvero, due porte sono sul retro, mentre la porta USB di seconda generazione posta nella parte superiore dello chassis permette di collegare periferiche come appunto la webcam inclusa in dotazione senza che i cavi possano intralciare la comodità. Questa macchina integra il Bluetooth 5.2, molto stabile, è di basso consumo per quanto riguarda le nostre periferiche come cuffie o mouse ulteriori e integra il Wi-Fi 6 di tipo AX, molto performante e stabile e con un'ottima copertura. MSI ha fatto un ottimo lavoro con questa macchina, soprattutto visto il prezzo relativamente contenuto, ovvero il prezzo di attacco è di 899 euro per la versione base per poi assalire. Secondo me la più grande mancanza di questa macchina è l'assenza di una porta Thunderbolt, visto che il processore, dal lato delle specifiche tecniche, permette l'integrazione della connessione Thunderbolt. In questo modo, magari con una scheda grafica esterna, avrei potuto sfruttare al massimo questo computer per i rendering molto più pesanti. C'è da dire che il target d'utenza, il bacino di utenza dell'MSI Modern AM241 e non è soltanto la reception, anzi, viste le sue discrete performance nell'ambito video, sarei abbastanza tranquillo da consigliare questa macchina a tutti coloro che hanno bisogno di un all-in-one da posizionare sulla scrivania che possa fare un po' di tutto, senza surriscaldarsi, senza mai andare in thermal throttling, senza avere grossi problemi. È una macchina facilmente espandibile, anche se MSI stessa consiglia di rivolgersi al loro centro assistenza. Infine, vorrei ringraziare MSI Italia che mi ha permesso di provare questo magnifico prodotto e non vedo l'ora di ritornare in ufficio lunedì e trovarmi un altro pacco di MSI. Sto aspettando.